Io volevo ringraziare veramente Michele Moneta e le Pizioni, perché io vorrei tentare questa cosa, questo sogno che ci ho sempre avuto. Bisogna riportare l'unità del biologico in Italia. Mettiamoci tutta la forza e combattiamo insieme verso questo problema degli uccelli. Io, come siamo con i tempi? Adesso passerei la parola a Emanuele. È un compito gravoso, Emanuele, devi sostituire Petrini. Sì, poche cose, ma con chiarezza e con una premessa: la pasta non farò in tempo a prenderla, come diceva Bruno sussurrandoglielo in un orecchio. Grazie Bruno dell'invito, grazie alla Terra e al Cielo per aver promosso questa bella iniziativa, grazie a tutti i soci, grazie a tutti voi che siete presenti, perché il colpo d'occhio da qua e sotto è veramente un bel colpo d'occhio. E voglio salutare anche Roverzi, perché lo saluto così: siccome Linea Verde è una trasmissione che guardo sin da piccolino, mi sento di dover dire che finalmente è una trasmissione che torna ad avere un conduttore adeguato rispetto a quella che è la storia e la tradizione della trasmissione televisiva stessa. Detto questo, io sto al tema della giornata, che è un tema molto ambizioso, è un tema anche difficile da declinare. Ma declinare il tema oggi significa anche partire da quello che ha detto il sindaco d'Arcega, dalla storicità che accompagna questo appuntamento. Non è un appuntamento tradizionale quello di oggi, non lo può essere per la presenza di Vandana Shiva, ovviamente non lo può essere per la presenza di tanti di voi, ma non lo può essere per quello che è il tema della giornata, cioè la sottoscrizione di quella che è la carta di Arcega. E allora, stando dentro questo quadro, io mi sento di poter fare alcune considerazioni che mi sono appuntato e che in alcune parti andrò anche a leggere per cercare di non superare troppo i 10 minuti che mi sono stati attribuiti. Parto da questa premessa, che è quella contenuta nella carta di Arcega. Non c'è bisogno di condividere con voi come purtroppo quello che noi stiamo vivendo sia un passaggio davvero molto complicato. Complicato per la situazione di crisi economica e sociale che stiamo vivendo, complicato anche per quella che è un po' la crisi della democrazia, della rappresentanza in Italia, ma non solo. E quindi siamo dentro un tornante della storia davvero molto difficile, che richiede responsabilità, che richiede unità e che richiede anche condivisione in quelle che sono le scelte che ognuno che per parte sua deve poter andare ad assumere. Allora, se il titolo dell'iniziativa è un modello di agricoltura per una nuova società, significa che quel ragionamento oggi è quello volto a capire insieme come poniamo le condizioni per un nuovo modello di sviluppo del territorio, del paese e non solo. Questo è il tema che noi ci abbiamo davanti, sul quale dobbiamo inviare a tutti un messaggio. Perché è chiaro che è arrivato al capolinea un modello di sviluppo, è chiaro che siamo dentro un passaggio epocale che segna una svolta, è chiaro che è arrivato al capolinea un modello di sviluppo, e lo dirò con parole chiare, che pronunciate qua hanno un significato particolare, un modello di sviluppo che è stato caratterizzato per la crescita senza sostenibilità, per il profitto senza valori, per il successo facile, per il mito del dio mercato e per il mito dell'individualismo sfrenato, dell'egoismo in cui conta e ha contato l'io e non ha contato il noi. E allora è chiaro che, come succede ad ognuno di noi quando ognuno di noi subisce un trauma familiare, cosa si fa? Si rimettono in fila quelli che sono i valori fondamentali, si ripensano alle tante cose che abbiamo avuto, sulle quali però per la velocità del nostro tempo ci siamo poco soffermati a ragionare sopra. E quali sono i valori che contano? Io ne vedo pochi. Io vedo il tema dell'equità e della giustizia, quindi il tema della ridistribuzione. Io vedo il tema del bene comune. E discutere oggi di bene comune è stare dentro al centro della discussione che voi qua ci proponete. Il tema del lavoro. Il tema del lavoro inteso come emancipazione della persona, non tanto sul lato del profitto, anche sul lato del profitto, ma sul lato dell'emancipazione della dignità della persona
della persona che lavora. E parlare di bene comune significa anche, secondo me, in particolare, e lo dico qua, stare dentro un ragionamento che punta sul cambiamento, ma che puntando sul cambiamento non può mettere al centro la terra. Noi in questa fase abbiamo parlato di bene comune, penso anche a qualche mese o anno fa, facendo riferimento all'acqua, che è uno straordinario bene comune, senza il quale non ci sarebbe vita. Ma anche la terra e l'agricoltura, secondo me, sono dei beni comuni. E voi il concetto lo spiegate bene, nella vostra pratica quotidiana, nell'attività quotidiana che fate, al servizio di un territorio, al servizio del mondo, perché in quei dati che tu ci dai, che sono attaccati là, si capisce bene come la cooperativa abbia una proiezione non solo regionale, ma nazionale e mondiale. E sta a dimostrare un esempio positivo di come un territorio si fa conoscere anche altrove. E queste sono le cose sulle quali, secondo me, noi dobbiamo ragionare. Perché dico questo? Perché se questa è la fase che noi stiamo vivendo, il problema oggi qual è? Il problema oggi è che molti galleggiano nel presente, si limitano a gestire l'emergenza, pochi sono quelli che indicano un terzo di marcia, pochi sono quelli che indicano un orizzonte. Voi qua, anche con l'iniziativa di stamattina, ci date un senso di marcia, ci indicate un orizzonte. E io ringrazio i relatori che mi hanno preceduto nella bella conferenza. Li ringrazio perché delle parole pronunciate, vi assicuro, farò tesoro nella mia attività parlamentare. Ne farò tesoro, perché sono indicazioni utili che hanno al centro il territorio, uno sviluppo equilibrato e sano del nostro territorio. Perché questo territorio negli anni si è caratterizzato per due cose: la grande qualità della vita e la forte coesione sociale, eppure non ce la facciamo più né sul lato della coesione sociale né sul lato della qualità della vita, perché la crisi che viviamo anche nella nostra regione mette a repentaglio quei due parametri che ci hanno resi famosi nel mondo. Questa è la discussione che viene fatta questa mattina, che voi fate in maniera egregia. Prima di venire qua mi sono andata a rileggere un po' alcuni testi che ho a casa di Vandana Shiva. Ho letto tante volte le sue parole, le parole di un personaggio straordinario che individuano nella terra il solo luogo in cui possiamo ritornare per ricostruire una nuova economia. Lei dice, e sono le parole che ho detto fino a qualche secondo fa, una nuova economia che punti sulla solidarietà, che punti sulla giustizia e che punti sulla ridistribuzione. Perché non è vero che negli ultimi 30 anni non c'è stata crescita, c'è stata anche troppa crescita. Il problema è stato come è stata ridistribuita quella crescita, perché è stata ridistribuita troppo sul lato della finanza, troppo poco sul lato del lavoro, per cui chi era ricco è diventato più ricco, chi era povero è diventato più povero, la classe media è scivolata lentamente verso il basso e oggi non ce la fa più, tanto che molte persone della classe media sono diventati nuovi poveri. Questa è la situazione che noi oggi viviamo. Per troppo tempo si è pensata all'agricoltura, lo si è anche gestita in alcuni modi, anche negli enti, si è pensato all'agricoltura come se fosse un settore accessorio dell'economia, come se fosse un qualcosa di diverso dall'economia, e invece è quanto di più sbagliato si potesse fare, perché ce lo dice la stessa Vandana Shiva: la terra può prendersi cura dei nostri bisogni, e io aggiungo anche dei nostri sogni, Bruno. Tu citavi un sogno. Qualcuno in passato diceva l'utopia serve a camminare, frase bellissima. È vero che l'utopia serve a camminare, ma noi cammineremo se poi quell'obiettivo lo raggiungeremo, e secondo me le condizioni per raggiungere quell'obiettivo ci sono tutte e dobbiamo camminare insieme per raggiungere quegli obiettivi. Per questo io credo che occorra mettere in campo un'inversione di valori, di pratiche e di valori, che potrà avvenire solo se si adottano nuovi paradigmi dello sviluppo, se si investe sulle nostre peculiarità, sulla dimensione territoriale, sulle comunità, sulle agricolture. Io ci aggiungo una cosa in più, sulla bellezza. Perché la politica parla poco della bellezza? Perché al centro dei ragionamenti sui nuovi modelli di sviluppo non c'è un ragionamento sulla bellezza? Perché basta buttare l'occhio qua fuori per capire come la bellezza c'entri con la politica, come la bellezza c'entri con i nuovi modelli di sviluppo, soprattutto oggi che il manifatturiero, così come l'avevamo conosciuto,
non ce la fa più e chiede di essere aggiornato, chiede di essere reinventato. Sarà tutto più facile se noi torneremo a scommettere sul concetto di bellezza come nuovo modello di sviluppo. Anche perché oggi in Italia c'è un dibattito che viene seguito un po' troppo poco, che è indicatore del modello di sviluppo. Cioè, qual è stato l'indicatore dello sviluppo fino ad oggi in Italia e nel mondo e quale continuerà ad essere probabilmente? Il prodotto interno lordo. Ma vi faccio una domanda: oggi il prodotto interno lordo da solo ce la fa più ad essere indicatore sano di uno sviluppo? Secondo me no, non ce la fa più perché tiene conto di tanto, ma non tiene conto ad esempio di alcuni parametri che sono la qualità della vita, la salute, l'ambiente, la sostenibilità. Allora, siccome questo ragionamento l'ha fatto l'Istat, e mi avvio a concludere, perché non provare a farlo anche noi? Lo dobbiamo fare noi. In questi mesi, Bruno, e chiudo, ho presentato alcune proposte di legge che hanno al centro il tema della biodiversità, la tutela dell'agricoltura e alcuni impegni anche sull'OGM. E dico qualcosa sull'OGM, cogliendo il dibattito che voi avete fatto. Il nostro paese è chiaramente orientato a un'agricoltura libera dagli OGM, ma qual è il problema? L'avete citato, i lacci, i lacciuoli della burocrazia. Il problema sono stati i grovigli normativi che hanno messo dei paletti e che mettono a rischio il nostro patrimonio agroalimentare. Io credo che il Parlamento e il Governo avevano il diritto e avrebbero ancora il diritto di agire velocemente. E ancora invece ci sono stati ritardi, ci sono stati grovigli burocratici, ci sono stati degli impedimenti che hanno frenato quella che secondo me è una decisione che va presa, perché il transgenico, ci sono studi che lo dimostrano e lo certificano, non rappresentano, per quanto riguarda il sottoscritto, né una novità né un cambiamento, perché il futuro del nostro sistema agricolo ha bisogno di ben altri progressi, di evitare gli effetti perversi dell'agricoltura intensiva, investendo invece sulla fertilità dei suoli, sulla riduzione degli input energetici, abbiamo detto, sulla selezione della varietà più adattabile ai mutamenti climatici e sul miglioramento delle qualità tradizionali, ma sempre con l'obiettivo di accrescere la qualità dei nostri prodotti investendo sulla nostra specificità e sulle nostre peculiarità. L'agricoltura, e chiudo davvero, sta dimostrando in un contesto difficile come quello che ho elencato all'inizio di essere uno dei settori che meglio resiste, che meglio tiene, che ha una capacità più avanzata di tenere botta, perché resiste alla crisi economica sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista dell'occupazione. È un settore strategico che dobbiamo tutelare e per il quale dobbiamo fornire al più presto un quadro normativo chiaro, perché abbiamo bisogno, e chiudo davvero, di lavorare per modificare il quadro normativo europeo. Lo diceva come me, non avrebbe potuto fare, Emanuele Befanucci della Coldiretti, per delineare competenze chiare e per riconoscere l'autonomia degli Stati membri nel valutare la possibilità di evitare le coltivazioni OGM non solo per motivi ambientali e di sicurezza alimentare, ma anche per ragioni economiche. Quindi grazie a voi per aver promosso questo convegno. Io, per quanto mi riguarda, do la disponibilità a dar una mano, a seguire, ad accompagnare quello che sarà il percorso vostro comune. E chiudendo questo mio intervento vi voglio salutare con altre parole della Vandana Shiva, che sono queste, sono contenute nel breve saggio Povertà e globalizzazione, dove Vandana Shiva correla la povertà del terzo mondo agli effetti della globalizzazione, perché noi pensavamo di governare la globalizzazione, invece la globalizzazione ha governato noi, e quando dico noi parlo in generale. In questo libretto si ritrovano in sintesi alcuni punti chiari del suo pensiero, che ha anche trovato e sviluppato in altri testi. Ed è questo il passaggio sul quale mi soffermo. Noi possiamo sopravvivere come specie solo se viviamo in accordo alle leggi della biosfera. La biosfera può soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i limiti imposti dalla sostenibilità e dalla giustizia. Sostenibilità e giustizia. Come ci ricorda Gandhi, continua e aggiunge, facendo riferimento anche ad un grande pensatore, la terra è abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di alcune persone. E purtroppo il vecchio modello di sviluppo ha avuto al centro l'avidità e l'egoismo delle persone. Grazie e buon proseguimento.